ragazzo ha fatto gol, è andato più o meno vicino alla bandierina del calcio d'angolo e con l'arrivo dei compagni ha fatto un piccolo balletto che non mi sembra un'esultanza così brutta come se ne vedono sui campi tutte le domeniche. Forse il ragazzo non ha capito il momento delicato che vive la Salernitana, i propri tifosi, e quindi è sembrato un gesto irriverente, che assolutamente non era, era una semplice esultanza di un ragazzo di 19 anni. Ripeto, non è facile a quell'età capire quando una cosa si può fare e in quale zona del campo poterla fare. Quindi, se ha sbagliato, naturalmente gli servirà di lezione, ma ripeto, nel vedere l'immagine non mi sembra poi che sia stato un gesto così offensivo nei confronti dei tifosi. Non è stata una bella immagine e io personalmente chiedo scusa per il comportamento anche della mia squadra. Tutto nasce da una punizione inesistente, ammonizione a Lanzaro, nasce il gol, comportamento dell'attaccante del Cagliari non bello e poi noi abbiamo perso, ma non bello perché poi fatto, credo, sotto la curva con un balletto che magari si poteva anche evitare, no? Allora, non giustifico, no, non giustifico. Ma la reazione è successa, ho detto prima, con un fallo inesistente. Becchi ammonizione, ti innervosisci, prendi il gol. E poi una conseguenza che non va cioè che non comunque sbagliata da parte nostra perché alla fine ci abbiamo rimesso due giocatori e fra 3 giorni giochiamo una partita importante, una partita, uno scontro diretto e abbiamo sbagliato.